nelle fasi di politica monetaria espansiva, quindi con debolezza di dollaro, il Bitcoin tende a salire. Nelle fasi di restrizioni di carattere di politica monetaria, quindi con aumento dei tassi di interesse sul dollaro, il Bitcoin tende a scendere. Te la senti di sottoscrivere questa affermazione, sì o no? Allora, allora premetto che io non sono un investitore, sono un tecnico, quindi mi occupo più che altro della parte di come funzionano queste tecnologie e come farle funzionare, come spiegare alle aziende come utilizzarla. La correlazione che c'è tra il Bitcoin e il dollaro ha subito diciamo varie fasi in vari periodi. Inizialmente, quindi 4-5 anni fa, fino a 4-5 anni fa, sicuramente era estremamente decorrelata, quindi più si apprezzava il dollaro, più si rafforzava il dollaro e meno era guardato il Bitcoin. Succedeva anche il contrario: quando il dollaro cominciava invece a perdere un po' di terreno, lo guadagnava Bitcoin. Quindi chi investe in Bitcoin usava questa strategia anche per diversificare un po' il suo portafoglio, quindi per avere un asset che andasse a controbilanciare eventuali alternative di mercato. Questa cosa sta piano piano cambiando. Perché? Perché sono entrati molti istituzionali all'interno del mondo di Bitcoin. Quindi, mentre prima il mondo era fatto esclusivamente da gente come me, quindi che aveva un punto di vista anche sull'investimento e sull'economia radicalmente diverso o in controtendenza, adesso ci sono grossi player che portano il loro modo di fare trading, il loro modo di fare investimenti e la loro mentalità all'interno del mondo Bitcoin, che quindi tende piano piano a diventare, ad avere dei comportamenti molto più simili a quelli che abbiamo su appunto il dollaro o comunque altri asset che vengono solitamente utilizzati dagli istituzionali. Allora, del mondo cripto si è detto che era simile al mondo internet, che ci volevano un po' di anni per vedere le applicazioni di carattere reale. Oh, un po' di anni sono passati. Internet si è visto subito, si è visto con la biglietteria aerea, si è visto con gli alberghi, si è visto con i servizi di prenotazione, si è visto con le librerie, la libreria online, insomma le applicazioni pratiche, i vantaggi per il consumatore finale si sono visti subito. La sensazione che ho è che sulle cripto questo effetto non c'è. Mi sai indicare tre cose, tre, non dieci, tre, che la tecnologia, che la blockchain ha portato come vantaggio al consumatore? Allora, ti resetto la domanda in realtà, perché internet non si è visto subito a che cosa serviva. Internet nasce nel 1965 e fino al 90 completamente ignoravamo la sua esistenza, quindi sono voluti 30 anni solo per sapere che esisteva. Questo con Bitcoin non è successo. Bitcoin nasce nel 2009 e piano piano si è cominciato a conoscere, diciamo l'esploit della conoscenza è venuto fuori nel 2017, quindi è stato molto più veloce Bitcoin rispetto a internet nel arrivare diciamo alla grande massa, per farsi conoscere. Un'altra cosa diversa è l'applicazione principale della blockchain sicuramente è Bitcoin, quindi in un certo senso il contrario di internet, che ha dovuto sviluppare delle applicazioni per in qualche modo conquistare un mercato e affermare una propria posizione. La blockchain nasce dalla sua killer application, perché Bitcoin è la killer application della blockchain e di fatto quasi nasce prima Bitcoin della blockchain, quindi sono un po' queste differenze qua. Quindi diciamo che rispetto alle tempistiche di internet siamo ancora in anticipo con Bitcoin. Vediamo che l'adozione sta seguendo più o meno lo stesso grafico storico, lo stesso andamento storico nel trovare la sua adozione, e nuove proposte vengono fuori praticamente una settimana sì e l'altra anche. Il problema dove sta? È che la maggior parte delle volte queste applicazioni faticano a decollare, perché sono fatte dalle famose startup. Startup hanno un tasso di successo molto basso, intorno al 5%, quindi ci sono già in realtà diverse realtà e diverse applicazioni della blockchain in settori che possono essere quello finanziario con l'arrivo della DeFi, che poi bisogna anche lì stare molto bene a guardare qual è il valore di quei protocolli, come funzionano, se effettivamente sono affidabili, e ci sono anche delle applicazioni diciamo più industriali, più relative al mondo reale. Una delle applicazioni secondo me fondamentali per direi il vantaggio per il consumatore, per l'utente finale, è la tracciabilità dei prodotti, cioè il fatto di poter dimostrare
che il proprio prodotto è effettivamente made in Italy, è effettivamente OGM free, è effettivamente quello che io racconto, è una delle cose che si può fare molto bene, con costi molto più bassi e con una sicurezza molto più alta con blockchain rispetto che con gli strumenti tradizionali.